Ok. Ciao a tutti ragazzi, e sono qui per recensirvi la mia collezione intera di repliche da Softail. Non sono armi di bassa capacità offensiva, nemmeno armi da fuoco, ma sono repliche da Softail. Le repliche da Softail sono repliche di armi vere, questo è vero. Allora, questo è l'aggiornamento semi-definitivo, perché non è quello definitivo. Quello definitivo coinciderà il mio compleanno. Quindi di conseguenza l'aggiornamento definitivo sarà al giorno del mio compleanno che farò gli acquisti. L'aggiornamento definitivo sarà al mio compleanno. Questo è l'aggiornamento semi-definitivo, quindi questo sarà l'aggiornamento di 2 mesi prima del mio compleanno. Questo è il semi-definitivo. Quello definitivo arriverà al giorno del mio compleanno, che farò altri acquisti. Allora, cominciamo prima dalle pistole e poi da così via. Anzi, cominciamo prima dobbiamo fare una cosa, cominciamo prima dai fucili, va? Dei fucili. Allora, qua abbiamo un bolt action, eccolo, il nostro bellissimo USR 10. Questo è il clone della Marui fatto dalla Well, tutto bello. Qua ci sta tutto il calcio, tutti fin a me la versione nera, la versione con la canna corta, vedete. Qua c'è stato aggiunto un adattatore per silenziatori, c'è quest'ottica e questo bipiede che è uscito compreso. Molto bello. Un bel bolt action della Well. Poi qui abbiamo un G36 della Jin Kong Golden Bob, ha funzionato sempre bene, vedete, ha il calcio abbattibile, vedete. Molto bello, usato sempre le 7.4, mai usare su questi modelli le 11.1 perché le 11.1 rischiano di bruciare i contatti, perché questi modelli sono modelli low cost. Molto bello, col calcio in ambito urbano e sia in boschivo. Molto bello anche questo. Poi qui abbiamo un classico M4A1 RIS con i RIS sul paramano. Io ci ho messo questi 4 copri RIS comprati a parte. Questo è il calcio a stile crane, allungabile in varie posizioni. Usato sempre, anche su questo ho usato solo le Lipo 7.4. Le Lipo 11.1 mai, perché altrimenti rischiano anche di sgranare gli ingranaggi, le 11.1 su questi modelli. Solo le Lipo 7.4, vabbè che gli ingranaggi sono in acciaio e il gearbox in metallo, però in alcuni modelli purtroppo c'hanno altre parti in plastica che per esempio, si bruciano facilmente i contatti. Però questo è un ottimo fucile, vedete? Molto bello la cima, questo qui è della cima. La cima fa tutto di tutto a basso costo. Passiamo avanti. E qui abbiamo un bellissimo Kalashnikov. Questo è un classico AK-47, sempre della Jin Kong, mai sgranato. Ce l'ho da un anno, mai sgranato. Ha sempre funzionato correttamente, nonostante che non ho fatto revisionare.
funziona ancora correttamente. Questa è il classica K con l'impugnatura, il paramano e il calcio in color legno, finto legno, che in ABS non è in vero legno. Molto bello, anche questo usato solo le lipo, sempre lipo 7.4. Molto bene, mai sgranato. È una copia fatta veramente molto molto bene. Chi vuole un Kalashnikov, questo non ve lo potete mai sfuggire. Poi qua abbiamo un bellissimo M3 Super 90 della l'originale Benelli. Questo non è della Benelli, questo è della Double Eagle. È una replica di un, è un clone di un M3 Super 90. Molto bello. Questo è un clone fatto dalla Double Eagle. Non ha i loghi originali Benelli, perché quello con i loghi originali Benelli lo fa la Marui. Questo è un clone della Marui fatto dalla Double Eagle. Molto bello. Questo bel fucilino, costato solo 50 euro, lo portate solo con 50 euro. Ah, la cosa bella di questo fucile, non spara un colpo alla volta, ma bensì ne spara ben 3. Eccolo qui. Molto bello. Immancabile. Mi è piaciuto, è l'otto. Per chi è un veterano nel soft air, per esempio, abbiamo questo Spas 12. Questo Spas 12 de sempre della Double Eagle. Questo ovviamente è la versione senza calcio. Questo ovviamente non ha il calcio. Purtroppo il calcio è senza calcio. Però guardate quanto è lungo. È una bestia di fucile. Eccolo qui. Anche esso è un clone della Marui. Molto bello, stessa identica cosa anche questo qua. Spara i 3 colpi alla volta, ha il bossolo da 30 bb. Poi abbiamo un bellissimo esemplare. Un Remington 870. Un M870, questo col pistol grip con il calcio. Con il calcio. Vi faccio vedere, molto bello, vi faccio vedere la particolarità di questo fucile, che è anche scarrellante. Eccolo qui, perché ha l'otturatore che si apre, e questo c'ha anche il calcio, essendo compatto. Vi faccio vedere, questo la scena in Jurassic World, fare così, ed eccolo qua, ve lo rifaccio rivedere, questo fa così, fa piano, pianino, ed eccolo qua, diventa così. E qua c'è un fucilino piccolino, l'M590 della AGM, l'M870 della Shima. Anche esso porta i soliti 30 bb nel bossolo e spara 3 colpi alla volta, ma questo invece no, spara solo un colpo alla volta e ha un caricatore da 15 colpi. Questo fucilino da collezione, pagandolo solo 30 euro. Molto bello. C'è sia la versione con il pistol grip e c'è anche la versione con il calcio. Ottimo fucilino, però vedete, spara, va lontanissimo ovviamente, è compreso di 3 caricatori. Poi passiamo alle più, alle submachine adesso. Qua abbiamo l'MP7, una bellissima MP7 A1, quindi praticamente questa, la versione A1 con il grip integrale che si apre così. Poi c'ha il calcio, si apre così, e poi ecco qua, diventa molto grossa, diventa una mitragliatrice.
chiude e diventa tutto chiuso, diventa una pistola. L'MP7 è della Well, anche se è un clone Marui. La maggior parte sono i cloni della Marui. E poi qui abbiamo una bellissima Scorpion, una bellissima Scorpion, non la Scorpion Evo, è una classica Scorpion VZ61. Vedete, con il calcio, vedete, sempre il clone della Marui fatta dalla Well, molto bella, una bellissima pistola mitragliatrice, ottima come arma secondaria. E poi abbiamo questa Ingram, questo bellissimo Mac 11 a green gas, ha il calcio, però è comodo da usare come una pistola. È una bellissima mitragliatrice, piuttosto. Questa è anche scarellante, perché questa, gli altri due submachine gun sono, le altre due mitragliette sono elettriche, mentre questa invece è a green gas ed è scarellante, molto bella. Questo è un modello difficile da trovare, la vogliono tutti, perché è realistica, perché siccome, perché prendono l'Ingram a green gas scarellante, perché tutti in realtà vogliono la mini Uzi della KVC, perché quella è la più diffusa al mondo. La mini Uzi tra le submachine è la più diffusa al mondo, e quindi praticamente, siccome la mini Uzi della KVC, che è il clone della Umarex o Cybergun, è andata a ruba e adesso è introvabile, perché è andata a ruba. A 120 euro se la sono presi tutti e adesso è andata a ruba. È andata a ruba. Ma adesso si stanno prendendo tutti il Mac 11 dell'HFC. Molto bello. Eccolo qua. Adesso iniziamo con le pistole. Qua abbiamo una bellissima MK23 col silenziatore. L'MK23 è studiata apposta per essere utilizzata con il silenziatore. Vedete? Questa anche essa è un clone della Marui, è il clone fatta dalla ASG, la famosissima azienda danese ASG. Molto bella. Questa è, no, è la miglior pistola scelta dallo sniper. Bella. E con questa non vi farete notare, essendo non scarellante e anche più silenziosa. Eccola qua. E poi abbiamo questa bellissima revolver. Questa è un clone della Dan Wesson. Questa è un clone della Dan Wesson. Questa è una Super Sport 702, ha il sistema a bossoli, si carica a limitazione come i bossoli veri, che sono la replica di un calibro 44 Magnum. Funziona a CO2, questa differenza, funziona a CO2. Nella maggior parte delle revolver da soft air funzionano a CO2. Ma green gas ce ne stanno pochissime. Quelle a green gas ci stanno, ma quelle a green gas non hanno però il tamburo girevole. Quindi quelle che hanno il tamburo girevole e col sistema bossoli come quella vera, ci sono solo quelle a CO2. Per questo l'unica replica a CO2 che ho è questa qua. Molto bella, tutta full metal. E qui abbiamo Desert Eagle. La Desert Eagle, eccola qua. Vedete? Ho due caricatori per questa qua e anche per l'Ingram, ho due caricatori. Vedete? Questa, nella maggior parte delle Desert Eagle,
Le Desert Eagle, nella maggior parte, la pecca delle Desert Eagle è che si rompono tutte. Mo adesso è nuova. Col tempo, solitamente la pecca delle Desert Eagle è che si rompono tutte con la potenza del gas. Perché nella maggior parte sono fatte tutte in ABS. Si spacca praticamente sempre da questa parte qua. Questa è un anche se è un clone della Marui. Il clone è fatto dalla HFC. Raga, però io vorrei dire una cosa. Calibro 50 nella realtà non si porta. Calibro 50 nella realtà non si porta. Si porta solo così nel software, ma nella realtà calibro 50 non si tiene. Nella realtà calibro 50 non si tiene. Calibro 50 non si tiene. Ed eccolo qui, una bellissima, ha un rinculo pazzesco. Una bellissima. E qua abbiamo una classica Beretta 92FS, sempre della HFC. Completamente full metal. Questa qua, come vedete, è pesantissima perché è fatta tutta completamente in metallo. Eccola qui. Vedete? Un'ottima Beretta 92FS. Questa ovviamente spara solo a colpo singolo. Questo modello qua c'è anche con la versione con la raffica, ma ovviamente io ho preso la versione solo a colpo singolo. Vedete qua? Ed eccolo qui. Una bella Beretta. Eccola qui, un esemplare. Se, le guanciotte sono sempre in plastica, in ABS, però tutte devono essere la pistola full metal. Molto bella. E anche la pistola dotata dalle nostre forze dell'ordine, oltre che sostituisce la Colt 1911 nelle fondine di soldati americani. E l'ultima, che super compatta, è questa qua. È una Glock 17, sempre dell'HFC. La Glock, questa è molto leggera perché è come quella originale, è fatta tutta in polimero, mentre il carrello invece è in metallo. Molto compattissima, vedete, è molto più compatta della Beretta. Eccolo qui, molto bella. Ok, queste sono tutte le mie repliche, tutta la mia collezione di Airsoft DSG semi definitiva, perché quella là definitiva arriverà tra 2 mesi. Questa è semi definitiva perché tra 2 mesi rifarò il video con tutte le mie armi, tutte le mie SG. Bene, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.